Esiste il dimagrimento localizzato? Spesso e volentieri mi viene fatta questa domanda, ovvero: Doc, come posso dimagrire nelle cosce? Oppure come posso dimagrire nella pancia? Quindi andando a settorializzare il dimagrimento, cioè chiedendo di dimagrire solo in un punto, perché magari uno c'ha il corpo abbastanza armonioso tranne in quel punto lì. Quindi è possibile decidere di dimagrire solo in un punto andando a modulare la dieta in un determinato modo? Mi dispiace per voi, ma non è possibile. Non possiamo indirizzare il dimagrimento. Il nostro corpo dimagrisce in maniera assolutamente indipendente dalla nostra volontà. Normalmente ci sono delle zone nelle quali dimagrisce più di altre e questa è dettata dalla genetica, quindi ognuno di noi ha delle zone di preferenza, magari una zona nella quale ingrassa più facilmente, quindi nella quale accumula grasso più facilmente, oppure nella quale lo perde più facilmente. È una questione, ecco, appunto solo di genetica, ma diciamo che a lungo andare, quindi continuando con una dieta ipocalorica bilanciata, il corpo dimagrisce poi un po' dappertutto. Magari inizialmente lo farà in una zona ben determinata, ma poi a poco perderà grasso un po' dappertutto. Quindi per dimagrire in una determinata zona bisogna semplicemente aspettare di dimagrire un po' dappertutto, perché ecco appunto è quella la chiave, cioè dimagrire e fare una dieta ipocalorica bilanciata e sensata che permetta al corpo di perdere grasso. A quel punto, sul lungo periodo, lo perderà in maniera uniforme in tutto il corpo. Sul breve periodo invece è il corpo a decidere i punti dai quali attingere alle riserve di grasso, ma ripeto, è una questione esclusivamente genetica. Quello che possiamo fare però è indirizzare invece la tonificazione muscolare in determinati distretti, anche se l'allenamento andrebbe fatto in maniera armoniosa in tutto il corpo e non prediligere soltanto una zona piuttosto che un'altra. Però noi possiamo decidere di tonificare magari maggiormente una zona piuttosto che un'altra, perché magari quella zona è un po' più critica rispetto alle altre. In quel caso assolutamente possiamo indirizzare la tonificazione muscolare. E c'è da dire anche che in alcuni casi ci sono persone che confondono l'avere un aspetto un po' flaccido con l'essere grassi in un determinato punto, quando invece quello che manca è la massa muscolare a sostegno. Per esempio, ci sono persone che hanno, che ne so, il braccio un po' molliccio e pensano che siano semplicemente grasse nelle braccia. In realtà quello che manca è il muscolo a sostegno dei tessuti, quindi se si allenassero per avere una massa muscolare più tonica, più formata, più sviluppata, avrebbero un aspetto più conforme con l'idea che si sono fatti, attribuendo però erroneamente a un eccesso di grasso quello che invece è nella realtà una carenza di muscolo. Quindi quello che va fatto è allenarsi, quindi andate in palestra, prendete i pesi e allenate sti muscoli, perché è quello che serve nella stragrande maggioranza dei casi per avere l'aspetto che cercate. Poi ovviamente dipende sempre da caso a caso, quindi va sempre valutato caso a caso, però il problema spesso e volentieri è proprio quello, non tanto l'eccesso di grasso quanto una carenza di massa muscolare. Bene, per il momento io mi fermo qui. Come sempre ti invito a lasciare un like al video, ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e a condividere questo video se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.